No, la colpa oggi è in primis mia e poi naturalmente la squadra, ma analizzare il secondo e il terzo gol mi sembra riduttivo, bisogna analizzare la prestazione che non c'è stata o comunque che è stata negativissima e speriamo che ci serva la lezione. Credo che se qualcuno pensa che il Siracusa debba arrivare primo in classifica, io lo dico dal 16 luglio che noi dobbiamo provare a migliorarci di gara in gara. Questa è stata una gara che è partita male dall'inizio ed è finita peggio, quindi però ecco, io penso che la realtà non era quella della terza posizione in classifica, perché forse qualcuno pensa che sia tutto semplice. Io l'ho detto in conferenza stampa ieri nel pre-gara che la Paganese è una squadra che ha dei buoni giocatori. Poi noi ci abbiamo messo del nostro, perché noi li abbiamo aiutati in tutto e per tutto e non solo noi, quindi se io mi arrabbio con i miei giocatori perché la sconfitta è sicuramente colpa nostra per la sconfitta, però vorrei che sbagliassimo solo noi, non anche altri fattori. Noi cerchiamo anche a Rende dove abbiamo perso giocando una buona partita, abbiamo costruito 3-4 occasioni, ci mancava il gol, ci manca il gol, il nostro tabellino parla chiaro, anche avendo qualità, però stiamo credendo in un certo tipo di lavoro e nonostante diciamo tra virgolette i nostri limiti dobbiamo andare avanti con questo e oggi tra parentesi ho perso il terzino sinistro per una febbre, nel riscaldamento ho perso il portiere che fino ad ora ha fatto grandi cose come Comis, però non ci siamo lasciati andare, questa è la consapevolezza di avere un gruppo che comunque sta credendo in quello che stiamo proponendo. Ai vostri colleghi locali, cioè di Pagani, avevo detto domenica dopo la sconfitta immeritata col Monopoli, mi avevano chiesto da che cosa si doveva ripartire, si doveva ripartire da quella prestazione. E dal fatto che abbiamo costruito tanto e non riuscivamo a far gol. Oggi i gol sono arrivati tutti insieme e con grande qualità, addirittura potevamo fare anche, c'è stata una traversa per poter fare il quarto gol contro una squadra che avevamo studiato, una squadra forte, una squadra che in casa ha messo sotto tantissime squadre, però ci credevamo ed è arrivata una prestazione contro una squadra, ripeto, che ci ha messo anche in difficoltà con un uomo in meno. È normale che devo vedere soprattutto il bicchiere mezzo vuoto perché continuiamo a soffrire su certe situazioni da gol e sono un po' rammaricato del fatto che siamo andati un po' in fatica paradossalmente con un uomo in più, cosa che non deve accadere, anche se avevamo dato tanto e c'era più di qualche giocatore stanco, siamo contenti perché abbiamo fatto risultato in un campo importante con una squadra forte.